Raccontami una storia che mi faccia innamorare in un istante, che da un po' che non mi capita. Raccontami un segreto perché possa curiosare nei cassetti, chiusa a chiave fuori grandina. Raccontami chi sei adesso, che non ti vedo più, se sei lo stesso, se ti conosco. La vita passa come un soffio, come un soffio, ogni giorno. Colui che conosce il proprio obiettivo si sente forte. Questa forza lo rende sereno. Ed è appunto la serenità che assicura la determinazione che ti fa essere e diventare il primo della classe, praticamente il più forte, come il nostro ospite di questa sera. Nel 1975 nasce il Fondo per l'Ambiente Italiano. Viene fondata la Microsoft e poi c'è anche l'inaugurazione di Gardaland. Nasce il videogioco domestico in quell'anno lì. È anche l'anno dove al cinema debutta Amici miei. C'è il primo episodio importantissimo di Goldrake, ma soprattutto il 1975 è l'anno di nascita del nostro bomber di questa sera, Giorgio Pesenti. Ciao Giorgio e buon calciastoria a te. Ciao, grazie di tutto, grazie dell'invito, è un onore essere qua con te. L'onore è tutto mio e nostro, sicuramente anche dei telespettatori che ci stanno seguendo in tantissimi da casa, perché tra l'altro noi abbiamo anche la nostra pagina Facebook, quindi facciamo sapere a loro la nostra programmazione. Giorgio Pesenti nasce a Osiosotto il 10 luglio appunto del 1975. Sì. Allora, ruolo attaccante, l'uomo che fa la differenza, l'attaccante con tre punti esclamativi, spauracchio di tutte le difese, non sto esagerando, non sono mie parole, ma di tanti addetti ai lavori. Inizia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nei pulcini dell'Atrizium Attrezzo sull'Adda. Dopo aver svolto quella che è stata tutta la trafila del settore giovanile e dell'Atalanta, nella stagione 92-93 il ritorno appunto ancora a Attrezzo, anche se per poco. Stop forzato, diciamo così, di un anno per il militare, siamo nel 1994-95 e poi il ritorno, riparti da Bottanuco in seconda categoria, qui tra l'altro un biennio condito dalla vittoria del campionato di seconda categoria. Allora, per riassumere, ripartire dopo la breve storia di Trezzo, andare a fare il militare non l'avrai fatto di sicuro con tanta voglia. Aeronautica. Benissimo. E poi tornare a giocare e vincere un campionato. Mi racconti quell'esperienza? Com'è stata? Le tue emozioni? Le tue passioni di quell'anno lì? Ma le emozioni sono state diverse, perché si pensava, tutti pensavamo che magari potessi andare avanti con il calcio e invece arrivò sta cartolina del militare dove... abbatteva un po' tutti i sogni di un ragazzino di 18 anni e mezzo con destinazione Viterbo e poi Piacenza, dopodiché svolto questo anno di militare, oltretutto preso anche in una maniera da parte mia non proprio giusta, perché vedevo i miei sogni caduti. Ritornando mi era un po' scesa la poesia, come si può dire, del calcio. La delusione era stata tanta, come la vedono i ragazzini del giorno d'oggi che non vedono raggiungere l'obiettivo, però penso che siano delle situazioni che ti rafforzano caratterialmente. Da lì io lavoravo già da 4 anni e mezzo, quasi 5 anni, con l'impresa di mio padre, l'impresa Edile. Poi ne parliamo. Sì, beh, allorché pensavo proprio di mollare questo mondo del calcio e andare avanti con il lavoro. Fino a che non ce l'ho più fatta, un 15 di agosto contattai un direttore sportivo, mitico Dario Mandelli, che allora era direttore sportivo di una società che stava nascendo, stava crescendo e voleva crescere, il Bottanuco, sì, che arrivò fino in eccellenza poi negli anni. Parlai col presidente, il Donato Pagnoncelli, che andammo d'accordo anche con Marco, lo sponsor, e ripresi a giocare in seconda categoria. Sinceramente stavo abbastanza bene, perché arrivando da 10 anni di Atalanta con allenatori del calibro di Prandelli, Perico, Bavassori. Diciamo che oltretutto in quel periodo lì facevo anche un ruolo diverso, perché facevo il centrocampista
offensivo, tra virgolette. Quindi tu non nasci centravanti? Non nasco centravanti. Centravanti mi mise Zambelli, Pierluigi Zambelli. Vedendo le mie caratteristiche fisiche, non poteva esimersi da buttarmi là davanti. Col senno di poi va bene, ma lì quando ti ha cambiato di ruolo, cosa è successo? C'è rimasto Ero talmente istintivo e, tra virgolette, ignorante, che, come lo sono sempre stato poi nella mia carriera, che qualunque cosa un allenatore mi diceva, qualunque cosa, ripeto, se devi abbattere un muro con la testa, io andavo. Quindi non me ne facevo il problema. Mi diceva vai là davanti, fai a sportellate, fai gol, cerca di fare il tuo meglio, e da parte mia c'è sempre stato quello, in qualunque categoria. Senti, di quella stagione lì, parlo appunto di Bottanuco, tu ne hai fatti tantissimi di gol bellissimi, più tardi ne vedremo uno che è da Cineteca del Calcio, oserei dire, il gol che appartiene di sicuro a ai grandi media. Campioni, anche a presente, anche ai media, anche alle persone che lo guardano ogni giorno. Allora, ne hai fatti tantissimi, ma ce n'è uno che ricordi in particolare, uno veramente importante di quella stagione? Ma forse quelli che ci hanno portato, io lì ne feci, adesso mi ricordo bene i gol, sono forse uno degli unici che non si segnava i gol, però mi ricordo quello dell'ultima giornata che abbiamo vinto il campionato, anche lì con notevole vantaggio sulla seconda, i festeggiamenti del mio primo campionato da grande, da adulto, in una prima squadra, devo dire che è stata un'esperienza bellissima. Io sono partito dal calcio da due punti, dopo militare sono ripartito con il calcio dai tre, cambiava tanto la situazione, cioè... e lì abbiamo fatto uno score incredibile. Diciamo che siamo presi delle soddisfazioni bellissime. Bellissime. Senti, nel 1997 c'è una breve parentesi all'Atletico Milan e poi il trasferimento al Palazzolo. Qui una scalata impressionante di successi e categorie, quindi dalla promozione alla Serie D. Prima della risposta però volevo dirti, tu hai detto poc'anzi, eri uno che non si segnava gol, ma non è che ne hai fatti pochi, quindi serviva chissà quanto inchiostro e quanta penna. Vabbè, era il mio pensiero. Senti, allora raccontami qualche emozione appunto di quei successi lì al Palazzolo, le vittorie più belle. Guarda, io non dimenticherei la parentesi positivissima a Stezzano con mister Zambelli e il presidente della Stezzanese, che con i quali prima di andare all'Atletico Milan avevano fatto un accordo con l'Albino Leffe, allora che si era fuso proprio quell'anno lì. Io per una questione anche lavorativa ho fatto la scelta di andare dal compianto mister Angelo Seveso all'Atletico Milan, perché ero legato da un rapporto di amicizia a Seveso che andava al di là. Oltretutto lui era, per quanto mi riguarda, il mio mito calcistico. Io lo vidi giocare ai tornei notturni e mi rimase incredibilmente, sia come uomo che come giocatore, e lì feci una scelta: professionista no, ho scelto di no. Non è andata bene, da lì poi sono partito e sono andato a Palazzolo, ho ritrovato mister Zambelli a Palazzolo e ho fatto questa scalata, promozione, eccellenza. E devo dire che i ricordi migliori di quel periodo lì sono il gruppo fantastico che avevamo. Noi eravamo un 20 scappati di casa, tra virgolette scappati di casa, perché eravamo giocatori presi un po' di qua, un po' di là. Abbiamo formato un gruppo che, come mi diceva il Paolino Pulici, non è una mano aperta, è proprio un pugno. Noi quando andavamo a giocare, magari eravamo più scarsi, perché non eravamo i più forti. Con mister Baitelli andavamo su qualunque campo e ci imponevamo questa forza di gruppo. E alla fine abbiamo preso di quelle soddisfazioni che ancora adesso noi ci ritroviamo una volta ogni un periodo, ci ritroviamo ancora tutti assieme per fare la classica serata pizzata. E lì escono tutti quei ricordi lì di quelle annate spettacolari. Allora, tantissime annate spettacolari, quindi la tua carriera condita di tanti successi, hai giocato con tantissimi giocatori, c'è stata la tua crescita di anno in anno come uomo, come atleta, ma voglio chiederti a che cosa è dovuta questa tua crescita? Al fatto di avere avuto allenatori, maestri del calcio vicini a te, al fatto che tu potevi avere qualche idolo imitandolo, quindi a fare certe cose, oppure hai tirato fuori tutto quello che avevi dentro? Cosa ti ha fatto crescere? Ma sicuramente tutto quello che ti sta intorno ti fa crescere. Se riesci a prendere qualcosa per ogni lato che vedi, penso che sia importante. Sicuramente gli allenatori che ho avuto sono stata parte fondamentale della mia crescita.
e posso dire che obiettivamente io vivevo tantissimo di istinto, lavoravo tantissimo, sprecavo tantissime energie quando ero giovanotto. Dopodiché arrivano allenatori che riescono a temprare, magari facendoti fare meno fatica, insegnandoti un movimento che può essere il taglio in diagonale, qualunque posizione per andare a prendere la palla. Quelle sono le cose fondamentali che vedo che al giorno d'oggi mancano nei giovani, perché i giovani arrivano con degli allenatori che magari non gli insegnano come andare a prendere la palla per difenderla, mm-hmm. e poi ti rubano la pagnotta. Io ho sempre avuto dalla mia parte la fortuna di avere un fisico di 90 kg che per spostarmi ci vuole un po'. E ho avuto quella fortuna di trovare allenatori, e qualunque allenatore ti posso dire, perché qualunque allenatore ti dà qualcosa, in positivo, in negativo, nella normalità, da tutti puoi apprendere qualcosa. Senti, io voglio dire una cosa, conosco tantissime persone che hanno apprezzano tuttora i tuoi gol e la tua carriera, e ti rispettano anche come uomo. Io ho parlato con un mio carissimo amico, collega, qualche giorno fa, gli ho detto: sai chi ho in studio, chi viene? Ho Giorgio Pesenti. Lui si è arrabbiato tantissimo, non ti dico. Lo saluto, il mio carissimo amico Alex. Mi fa: no, tu non hai Giorgio Pesenti, tu hai Re Giorgio in studio, ok? Sì, questa è uscita non tanto tempo fa. Re Giorgio, perché tu tra l'altro sei riuscito appunto a scalare una montagna raggiungendo il successo, che tra l'altro hai, voglio farti questa domanda adesso, un po' rinunciato a quello che è stato il grande calcio. È stata, volevo chiederti, una tua scelta rinunciare alle grandi piazze, non è arrivata, e qua non ci credo, nessuna richiesta. Cosa ti ha fatto rimanere appunto una persona umile anche dal punto di vista calcistico, non per le doti, ma per le scelte? Non so, magari le scelte io ho avuto dei trenini che passavano, trenini di professionisti, di serie C, ho avuto dei contatti con l'allora AGEA, la ditta di procuratori, quando ero a Rodengo, ma forse proprio per quel discorso di... ho sempre preferito il divertimento, magari l'essere protagonista in una categoria inferiore piuttosto che andare a fare un numero in una categoria superiore. Poi, ripeto, col senno di poi rimani un attimino sul chi va là al pensiero che magari poteva andare bene, però penso che nella vita, come nel calcio, le categorie esistono per qualcosa. Non tutti possiamo diventare giocatori di serie A, giocatori di serie B, di serie C. Ognuno ha la sua dimensione. Io qua mi sono divertito tantissimo, io qua ho riscontro un rispetto reciproco tra chi conosco e chi mi conosce, che penso che sia solo che un onore aver fatto una carriera, seppur non da professionista, una mini carriera tra virgolette in questo ambiente. Comunque sei molto apprezzato, ribadisco, mi come piacere, giocatore e come piacere. Uomo. Nella tua carriera sei anche stato il bomber di Darfur Boario e Rodengo. Brevemente, mi parli di queste due esperienze e delle due quale secondo te la più importante? L'importante è Darfur, perché fu la prima mia esperienza via da casa, nel senso che ho passato 6 mesi lasciando perlomeno il lavoro, ringraziando sicuramente mio padre che mi dava la possibilità di star via da casa senza seguire l'attività lavorativa, mm-hmm. E ho fatto quell'anno con davanti Bomber Giglio, abbiamo fatto 50 gol in due, 36 lui, 14 io, una roba del genere. Non siamo riusciti a coronare il successo e la vittoria del campionato perché c'era una squadra che aveva qualcosina in più sicuramente, mm-hmm. e lì mi è rimasta, e di Rodengo mi rimarrà la conoscenza di Maurizio Braghin, ex giocatore, allenatore, importantissimo, un allenatore che lì ha dato tanto. Noi stavamo retrocedendo all'andata con 11 punti, ci siamo salvati il girone di ritorno, io feci 16 gol il girone di ritorno. Cioè, è un caso che tu, insomma, no, devo dire che qui bisogna dare proprio merito all'allenatore. Noi avevamo giocatori come Marrazzo, attualmente è un fenomeno, è in giro ancora, Poletti, poi altri non riesco adesso a ricordarmeli, però è riuscito a creare un qualcosa dove se c'erano prima i giocatori, non vedo perché dopo non c'erano. Difatti ci siamo salvati alla fine contro il Calangiano su una squadra sarda.
Senti, 2004-2005, poi torni ancora a Trezzo, allenata da Eugenio Mismetti, che quell'anno lì ha a disposizione una rosa di tutto rispetto, fatta anche di giocatori ex professionisti appunto militavano nei campionati di Serie C. Tu comunque, a suon di gol come sempre, ribadisco, porti i biancoazzurri al secondo posto del campionato di eccellenza, 34 partite condite da 30 reti, vabbè, quello è stato l'anno, una valanga di gol. Poi nei play-off fai anche un gol contro la nuova Collegiana, appunto per sancire questo salto di categoria in Serie D. Te lo ricordi quel gol? Dimmi la verità, me lo racconti? Sì, me lo ricordo, perché è stato praticamente il mio 30° gol. Ed è stata una... vabbè, mi sono procurato il rigore, tra virgolette, perché noi eravamo una squadra devastante quell'anno. Ci allenavamo con Mister Mismetti al pomeriggio. Abbiamo avuto un periodo di calo dove Renate è riuscito a passarsi davanti per un punto alla fine. E ci siamo fatti la striscia dei play-off, le 5 partite di play-off, che non ti dico, era un anno a 40 gradi. Me lo ricordo bene per quello. E la frase di quel giorno lì è stata 30 in 30 gol. Ah, sì. Sì, me la ricorderò sempre, perché siamo saliti negli spogliatoi festeggiando il passaggio. Il primo che sono entrato nello spogliatoio è stato io. C'era lo specchio nel vecchio spogliatoio della Tritium. Non mi sono accorto che dietro c'era Luca Turani, un mio compagno di squadra. E poi ho un aneddoto. Un fenomeno. Sì. E quell'anno lì me la ricordo, oltre che per i gol che abbiamo, e per il gol, per la squadra che avevamo, me lo ricordo per questa frase che Luca Turani ogni tanto me la ribadisce ancora quando ci si trova. E poi ho un aneddoto, però non voglio... Tu già ridi anch'io, capirai quando penso, l'ho letto. Penso di capire. Pensi di capire. Senti, allora, tu hai avuto una primissima parentesi a Trezzo, sì. Breve tra l'altro. Poi il grande ritorno, sei il bomber di sempre, appunto, della Trezzo. Volevo chiederti, cos'è che non ha funzionato la prima volta, invece cos'è che è andato bene e perché è andato bene nella tua seconda esperienza? La prima volta non è andato bene e... io riassumo la cosa, è andato bene nel periodo di Mismetti, dove abbiamo vinto, siamo arrivati al calcio di Serie D. Poi è subentrato un allenatore come Davis Manza, un professionista allo stato puro. Quell'anno lì abbiamo girato a, se non mi ricordo male, a più 11. La cosa che non è andata bene è stata una scelta, è stato il fatto che il Como in quell'anno lì, oltre che essere forte, perché era una fortissima squadra, A mio avviso aveva anche dal palazzo politicamente alcune storie, alcune decisioni arbitrali, c'hanno un po'. Poi ripeto, non, ho sempre detto che l'arbitro fa parte del gioco, però quell'anno lì è stato proprio un po' colpa nostra e un po' colpa dell'entourage. Il Como era una piazza incredibile, non poteva non salire quell'anno. Sostanzialmente lì la delusione di non essere saliti, anche per quanto riguarda la nostra presidenza, è stata grandissima. L'anno dopo sembrava si sfasciasse tutto, invece i vecchi presidenti sono riusciti a tenere in piedi tutta la situazione. Io sono stato via per una parentesi a Villa d'Adda, dove volevamo vincere un campionato, mi ruppi il crociato, per poi ritornare con la storia di Stefano Vecchi, con l'annata di Stefano Vecchi. Tra poco ne parliamo. E quella è stata... Bene, tu sei un bomber di razza, sei sempre stato un centravanti che ha sempre segnato tanto. E andiamo avanti con la tua storia. C'è una stagione sottotono però, 2006-2007, con l'esonero di Mismetti e poi l'arrivo di Magrin. I gol comunque alla fine dell'anno saranno 12. Uno è da Cineteca del Calcio, noi quello non ce l'abbiamo, ma ne abbiamo uno che senz'altro resterà di sicuro nella memoria dei tifosi, degli amanti del calcio. È una fantastica rovesciata e noi abbiamo il filmato che voglio farvi vedere adesso. Ecco, se me lo commenti, guarda cosa, vabbè, lo sai benissimo. Tu ridi, è una roba bellissima. Senti, quelle sono le prodezze che appartengono a grandi campioni come Van Basten, come Vialli e come Pesenti. Un gol bellissimo, io ti metto di sicuro sul podio. Senti, ma cosa passa nella mente di un giocatore? Qual è la cosa che fa scattare appunto quella molla per far fare quel gesto atletico appunto al corpo, fatto di forza, di precisione, di convinzione? Cosa ti è saltato in mente di fare?
Guarda, in quel momento lì penso che non ci sia da pensare. Io ho avuto la fortuna di giocare tantissime partite nei tornei notturni a 7. La propensione di fare un gesto così ti viene tanto dal torneo notturno, perché sei sempre a contatto fisico col giocatore. Tu non so se conosci la realtà dei tornei notturni, io giravo per tutto il nord Italia a fare tornei serali e a volte ti capitava di trovare veramente dietro quello forte, quello che non ti faceva girare. E a quel punto lì l'unica cosa era girare quella palla lì in quella maniera lì. Devo dire che qui l'anno scorso, era il 15 marzo, mi chiamò addirittura Gianluca Di Marzio il lunedì, perché il video è girato un po' dappertutto, ha fatto tipo 300.000 visualizzazioni tra l'Eco di Bergamo, la Gazzetta.it. Sì, questo, cioè, io non me ne rendevo conto neanch'io, fino a che, oltretutto, io mi sono reso conto la domenica sera che c'era la televisione che aveva mandato a Telereggio il gol. Quella prodezza lì, sì, quella è una prodezza, non è. C'erano 12 gol. Spettatori, credimi, 12 spettatori e uno c'aveva la telecamera. Sì. Cioè, lì è anche questione di fortuna, perché vedi che la palla rimbalza 2 centimetri sotto la traversa, se 2 centimetri sopra torna indietro. Torna indietro, sì. Ci vogliono tante componenti. Senti, andando avanti nella tua carriera, appunto a Trezzo arriva Mister Mangia, quella squadra lì diventa un'autentica macchina da guerra, un gioco divertente, spumeggiante. Il bomber sei sempre tu, realizzi 14 perle, non bastano, non basta. I punti 72, perché appunto, come dicevi poc'anzi, il Como ne fa 2 in più. E poi l'anno dopo c'è anche un anno di transizione a Villa d'Adda e poi ancora a Trezzo, la stagione della promozione in seconda divisione. Sì. Allora, quel fantastico squadrone allenato da Stefano Vecchi, che noi abbiamo avuto qui in studio. In un campionato avete realizzato 80 punti più 25 sulla seconda e tu hai fatto 4 gol. 4 gol, sì. 4 poche gol. Presenze. Senti, mi parli di quella esperienza brevemente, di quella squadra. Un'esperienza dove hai a che fare con uomini e giocatori che ogni giorno in campo, ogni allenamento, lavorano per il calcio. Un'esperienza incredibilmente positiva. Io da fuori lavoravo per allenare la squadra che la domenica andava a titolare. Sapevo di non partire dall'inizio, un po' per l'età, un po' rientravo dal crociato, non avevo più quella forza di prima. Io dopo l'operazione al crociato ho perso più o meno il 25-30% di forza nella mia gamba operata. E voglio dire, uno che ha sempre vissuto sulla forza fisica e sull'irruenza, perdere quello, non potevo mettermi a dribblare l'uomo, non ne ho mai dribblato uno nella mia vita, cosa faccio? Mi metto a dribblare l'avversario. Allorché lì si parla di un'annata strepitosa, fondamentale il fatto che devo dire grazie tanto a Stefano Vecchi, perché la partita della vittoria del campionato mi portò la maglia numero 9, parlando con Lenzoni, che aveva di diritto la maglietta, perché aveva fatto tutto l'anno a sputare sangue, tra virgolette. Qua stiamo vedendo, vedi, un filmato. Darfo, questo è Darfo. Quando abbiamo vinto il campionato, io la partita dopo in casa col Caravaggio, purtroppo loro retrocessi, noi vincemmo, io feci doppietta. Sembrava un film scritto. Sì. Sembrava proprio un fischietto, mi ha fatto giocare la partita della festa. Senti, appunto, tu hai realizzato tra l'altro due reti, è stata appunto nella giornata dei festeggiamenti, è stata senza dubbio un'esperienza bellissima. L'anno dopo ancora un trionfo, tanto per cambiare, vinci il campionato di eccellenza col Mapello Bonate. Però tanti successi nella tua carriera, tante soddisfazioni, tanti gol, tante perle, oserei dire. Senti, ma il più bello, il più sofferto, quello che non cambieresti con niente al mondo, parlo di successi, non personali, perché di gol ne hai fatti tantissimi. Qual è? Ma successo personale penso che sia quello di... Vado al di là del calcio. Sia quello che riscontro ogni giorno quando entro in campo, anche adesso a 42 anni. Il senso personale è quello del rispetto. Del rispetto. Io ho fatto male a tanti giocatori, nel senso ho rotto tanti setti nasali per la mia irruenza. Ma credimi, con un'onestà incredibile, non mai a fare un gesto fuori dal normale. E questo probabilmente è la cosa più soddisfacente, quando io vado in campo e picchio l'avversario, e l'avversario mi picchia tutta la partita, poi ci si trova a bere una birra assieme, perché lo si fa con una questione. Non dico che a nessuno stai sulle palle, tra virgolette, però sportivamente parlando ci si picchia in campo, ma al di fuori, il classico terzo tempo che c'è nel rugby,
per me è sacro santo. E la soddisfazione invece, visto che hai vinto 8 campionati, hai fatto più di 200 gol, insomma, con la squadra... Se non mi ricordo male, quest'anno è il nono. Questo è il nono. Sì, questo è il nono. E perché con te bisogna sempre stare attenti con le statistiche, perché insomma i gol aumentano sempre, i campionati sempre. Qual è il più bello? Me ne dici uno solo. Questo di quest'anno penso che sia quello più vicino. Sì. Sono sempre convinto che il gol più bello è quello che devi ancora fare. E il campionato di quest'anno è stato fantastico, anche per un semplice motivo. Il presidente Yuri Camoni e il direttore sportivo Leo, Gianluca Leo, hanno ripreso dalle ceneri una società che la stanno rifacendo vivere, e già per me quello è motivo di orgoglio. Io ho rivisto il tifo Attrezzo in prima categoria che non esiste in Serie D adesso. La gente ha una passione di calcio Attrezzo che, per merito dei due amici, chiamiamo amici, hanno riportato il calcio Attrezzo, e quest'anno veramente è uno dei campionati, forse perché non ho tanta memoria io purtroppo. Questo me lo ricordo proprio bene bene, perché è successo domenica. Ecco. Senti, allora, adesso io devo mettere a posto la penna, perché mi servono le mani, perché devo raccontare un aneddoto. Ho bisogno di questo cappellino qua. Non so se riesco a farlo vedere bene. Il classico cappellino da muratore. Benissimo, questo. Perché so che tu hai un'impresa, ok? Sì. E a un certo punto io, leggendo la tua storia, ho scoperto questo aneddoto qua. Un giorno tu devi andare a fare un lavoro. Ero mancanza di operai. Ecco, e dovevi tirare su praticamente un muro. No, a un certo punto porti con te un tuo carissimo amico e anche compagno di squadra. Sì, ecco. Me lo ricordo bene. E te lo porti perché avevi bisogno di una mano, appunto tu mi dici carenza di operai. Non ti dico di indossarlo, ma vediamo se l'hai posso permettermi nella misura giusta. Vediamo un po' se, ecco. È una barchettina, bellissimo, sì, bellissimo, grande. Guarda, ecco. Lo tengo di ricordo, tra l'altro. Va bene, onoratissimo di questo. Senti, tu lo porti con te perché dovevi fare questo lavoro. Sì. E tu sei... un atleta, hai muscoli da fare invidia e non hai mai alzato un peso. A un certo punto, decidi di portarlo lì, poi dopo soli 15 minuti dici a questo tuo amico: ascolta una cosa, mettiti da parte che faccio io, stai lì che è meglio. E hai tirato su un muro che di solito si realizza in 2-3 ore, in 45 minuti, un tempo di partita. Ecco, questa cosa qui è vera. Sì, è vera. Vera, nel senso che il personaggio, il mio pseudo operaio era Luca Turani, ecco, col quale abbiamo condiviso parecchio lì a Attrezzo, e dovevamo andare a fare un lavoretto una mattina, e si offrì di darmi una mano perché mi sentì... Ah, è stato lui, non sei stato te a dirgli vieni? No, si offrì, dai, vengo io a darti una mano. Ok. Dopo un quarto d'ora non ce la si poteva fare, anche perché lui è un bravissimo fisioterapista, un dottore in tutto quello che è la sua attività, lavora in maniera spettacolare nel suo ambiente. L'avevamo presa come una risata alla fine, perché anche il lavoro tante volte lo devi prendere positivamente, scherzosamente, sotto quel punto di vista. Difatti è quello il discorso, siediti lì che mi arrangio io, che mi dai d'impaccio. Non è che sei un po' tu, fra virgolette, esagerato, perché ti definiscono un animale da calcio, fisico possente, potentissimo, anche lì in quel campo mi sembri insuperabile. Da questo sono, cresciuto, sono cresciuto a pane e muratura, nel senso mio padre è 55 anni che lavora nell'ambito edilizio, quindi noi bergamaschi siamo famosi per questo avere proprio il muratore nel sangue. Per me... Senti, è così. Allora, tu hai una grande carriera calcistica. Velocemente, che voto dai alla tua carriera? Alla mia carriera? Darei, per tutto quello che ho visto, un 8. Un 8? Sì, mi sono divertito, sia dentro che fuori dal campo. Sì, sì. Senti, com'è attualmente la tua vita calcistica? Hai progetti futuri? Cosa farai da grande? Ma io adesso farò una festa che mi è stata organizzata dalla Trizium il 20 maggio, che potrebbe essere una sorta di mio addio al calcio.
Rendiamo tristi tanti tifosi, di potrebbe sicuro. Essere, perché ti dico, l'addio al calcio è importante sicuramente, perché l'anno prossimo la Trisu farà la promozione, un campionato di tutto rispetto, e non ci sarò per motivi lavorativi, per motivi fisici, per motivi fisiologici, è normale. È stata un'idea di addio al calcio, mi piace vederla come potrebbe essere addio al calcio, sicuramente il calcio non è solo quello della FIGC, c'è anche il calcetto, c'è gli over 40, quindi non si sa. Stare lontano dal calcio è difficile. È difficile. L'allenatore non ho... Ecco, volevo chiederti, cosa farai l'allenatore dirigente? Me l'hanno chiesto in tanti. Tu a me non puoi dirlo, no? Non me lo puoi anticipare, perché qualcosa magari in testa ce l'hai. Sai, per fare l'allenatore ci vuole, secondo me, 5 volte l'impegno che fare il giocatore. E già con l'impegno di lavoro, per adesso, mai dire mai nella vita. Però adesso come adesso non ho la convinzione di potermi giostrare in questo ambiente. Va bene, io comunque ti auguro ancora tanti grandi successi da calciatore, e poi magari avrai tutto il tempo di pensare quella che sarà diciamo la tua esperienza futura da dirigente dentro una scrivania o anche da allenatore ancora nel rettangolo di gioco. Grazie a Giorgio Pesenti per aver partecipato al nostro Calciastorie. Io come sempre, amici telespettatori, vi do appuntamento a settimana prossima con una nuova storia di calcio da scoprire insieme. Grazie, arrivederci ancora. Raccontami una storia che mi faccia innamorare in un istante, che da un po' che non mi capita. Raccontami un segreto perché possa curiosare nei cassetti, chiusi a chiave fuori grandina. Raccontami chi sei adesso, che non ti vedo più, se sei lo stesso, se ti conosco. La vita passa come un soffio, come